esponente anche lui per, che ha sempre dimostrato ed è socio, se, per chi non lo sa, è socio benemerito dell'associazione Carabini, è, diciamo, è uno di noi, è della grande famiglia dell'Arma. Già qualcuno dei soci ha chiesto, ma quando verrà la caserma dell'Arma qua in questi palazzi e qua, dopo il sindaco ci spiegherà meglio, non lo anticipo io. Comunque voglio ringraziare voi tutti di essere presenti e le vostre famiglie che vi portate un caloroso abbraccio da parte nostra e un sereno Natale e felice anno nuovo. Grazie. Certo. Grazie al signor Sindaco, al Presidente dell'Associazione, a tutti per la Polizia di Stato, per essere venuto, a tutti voi, alle vostre, ai vostri familiari e chi è intervenuto. L'anno si chiude con grandi risultati, con cose positive fatte a 360 gradi. Proprio come avete ricordato, c'è stata questa operazione importante per il nostro territorio, che è un po' il risultato degli sforzi e dei sacrifici fatti silenziosamente durante tanti mesi, e questo è quello che ci contraddistingue come Arma dei Carabinieri, il lavoro silenzioso per la comunità a disposizione di tutti i cittadini. Si chiude favorevolmente anche per questo grande progetto che insieme al sindaco di Sant'Agnello stiamo portando avanti veramente da tempo. I sacrifici e gli sforzi sono stati e sono tanti, per ultimo una riunione importante in prefettura, per cui ci sono tutti i presupposti veramente riuscire a fare quello che per anni non si è riuscito a fare. Questo voglio ribadirlo grazie alla grande disponibilità del sindaco e alle notevoli, le numerose ore di lavoro spese per i progetti, per rendere più facile l'interlocuzione tra le istituzioni. Questo porterà ad avere una casa per i carabinieri degna, più dignitosa di quella che abbiamo adesso, ma soprattutto più funzionale per il territorio, un comando più grande, più spazioso, che rivalorizzi anche questo edificio, che dia anche maggiore dignità all'utenza che accede, che renda gli ambienti più vivibili, più fruibili. E se anche, insomma, anche la possibilità di investire con più uomini, più risorse, magari per il futuro, la possibilità di ospitare più carabinieri. Quindi grazie e speriamo, ecco, a breve di iniziare a vedere qualcosa in più e per il futuro, insomma, di avere qui il comando Compagnia Carabinieri, che è qualcosa di storicamente significativo. Il comando Compagnia di Sorrento è lì da tanti anni, quindi lo spostamento di una struttura di queste dimensioni qua è qualcosa che ha coinvolto veramente le massime autorità, il comando generale, e quindi le valutazioni sono state tante da tanti punti di vista, per cui sarà qualcosa che segnerà la storia anche di questo territorio, per l'Arma, per i cittadini, per i prossimi, speriamo, 200 anni, se non di più. Per cui qualcosa di cui possiamo essere orgogliosi e incrociamo le dita, perché il lavoro ancora siamo avanti. Colgo l'occasione quindi per rinnovare gli auguri a voi, a tutte le famiglie, all'associazione, alle forze dell'ordine che sono intervenute, al commissariato, e a tutti voi. Vi prego gli auguri ai vostri familiari per un santo Natale, per delle buone feste. E augurandoci che il prossimo anno sia ancora più ricco, cose belle per tutti. Quindi andiamo avanti. Grazie. Vabbè, io in primis voglio fare gli auguri a tutti quanti voi. Ringrazio l'Arma dei Carabinieri, ringrazio la Polizia di Stato. Questa è una consuetudine che gli anni scorsi purtroppo non ci siamo potuti permettere per il problema della pandemia. Io dico sempre che bisogna avere una speranza, il motto del nostro comune posto dopo le cure, è serio. Speriamo che ci avviciniamo a una fase di sia per tutti quanti, sia per le famiglie. C'è stata sempre una grande vicinanza a tutte le forze dell'ordine, che noi riteniamo avere dei presidi di legalità sul proprio territorio sia un valore aggiunto. Questo dovrebbero capire tutti, cioè avere le forze dell'ordine
carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato, sui propri territori, rappresenta un presidio di qualità che rappresenta un momento di sicurezza per i cittadini. Quindi noi abbiamo fatto grandi sforzi, del resto con l'arma c'è stata sempre una grande affinità, non fosse altro anche perché è l'arma, se non mi sbaglio, è del 1814, quando il re di Piemonte fece i carabinieri leggi. Quindi vedete che storia c'è dietro ai carabinieri. C'è storia dei carabinieri che rappresentano sempre quelle forze vicino al cittadino, quella forza che è a tutela dei cittadini. Quindi noi abbiamo sempre ritenuto che fosse necessario avere un presidio di carabinieri sul territorio. La situazione di carabinieri, la stazione dei carabinieri di Sorrento è una situazione abbastanza fatiscente. Già da anni si parla, circa da 20 anni che si deve trovare la stazione. Le condizioni in cui stanno veramente maggiori sono veramente, insomma, quindi abbiamo portato questa cosa al balzo per poter cercare. Il percorso è stato molto complicato, diciamo la verità, per una serie di motivazioni, perché l'arma prevede tutta una serie di vincoli, deve essere antisismico, tutta una serie di storie. Siamo io e veramente due teste molto testate, siamo da un anno e mezzo presi a questa storia. Tra altre cose abbiamo dovuto anche fare la rimozione del vincolo, perché questo è un immobile vincolato, quindi abbiamo fatto tutta una procedura dando la soprintendenza per la rimozione del vincolo, perché altrimenti non si può fare la ristrutturazione essendo zona 2 del punto, quindi tutta una storia particolare. Poi si è dovuto cercare il finanziamento, e in questo devo dare atto al sindaco Tito, che ci ha dato una grande mano, perché per avere il finanziamento dovevamo essere dei comuni con almeno 15.000 abitanti, quindi ci siamo messi due comuni assieme, c'è stata la disponibilità del comune di Meta e abbiamo avuto un finanziamento di 5 milioni di euro quindi possiamo andare avanti con, però noi che siamo testati, soprattutto diceva De Gasperi, la politica è realizzare, la politica è fare opere, altrimenti ci fermiamo agli alberi di Natale e non hanno alla fine realizzare opere che facciano stare meglio i cittadini. E quindi stiamo facendo questo nuovo percorso, abbiamo fatto riunioni più riunioni in prefettura, riunioni. Secondo me quanti generali dei carabinieri sono venuti qua, perché abbiamo avuto che il capitano testato come me si è messo, abbiamo fatto tutti quei vari passaggi, veramente siamo vicini all'obiettivo, che abbiamo avuto il finanziamento, stiamo avendo la rimozione del vincolo, si sta facendo il progetto esecutivo, quindi abbiamo avuto un tempo per la progettazione, situazione complicata perché tutte le sedi di forze dell'ordine devono avere una categoria 4 antisismica, tutta una serie di storie, essendo un immobile, è un po' complicato, però le cose semplici sono per i mediocri, quindi le dobbiamo fare, anche se è complicato dobbiamo raggiungere l'obiettivo. Ma quindi che anche amministrazione, anche programmazione. E noi certamente, qua c'è l'associazione Carabinieri, ci sono i cittadini, stiamo programmando anche la soluzione per il popolo. Perché certamente non diciamo vengono i carabinieri e li mandiamo a tutti quanti. Fortunatamente, ecco, la politica realizzata, noi stiamo costruendo la nuova scuola media, la via dei Gerani, che in un paio di anni dovrebbe essere, che i lavori qua inizieranno fra un anno e mezzo. Quindi, una volta costruita la scuola media, si libera tre quarti dell'edificio con la scuola media. Io ho già dato in carico a un progettista per realizzare il centro chiamato dell'arte, della cultura e della socialità. E quindi voi, associazione Carabinieri, andrete a dove poi è la sede della scuola media, vicino al comune, come andranno il circolo, altri circoli che stanno. Quindi noi programmiamo in modo che ci deve essere anche la sede per voi, quindi di questo potete stare tranquilli. Per fare gli auguri a Peppe, che oltre a essere il presidente è anche un mio carissimo amico, forse la moglie è ancora di più così, la conosco da ragazzina, da sempre, quindi ti ringrazio per il tuo impegno, per la tua dedizione, per la tua disponibilità, perché ognuno di noi deve cercare di dare qualcosa agli altri, e l'impegno civico a dare qualcosa agli altri è secondo me qualcosa di fondamentale. Quindi io vi ringrazio per quello che fate, vi ringrazio perché portate, anche se sono stati carabinieri in pensione, ma portano avanti quelli che sono i valori, quelli che è la tradizione, l'arte dei carabinieri. E poi ringraziamento al maggiore, noi anche se ci rimanete da sindaco, voi ve ne andrete facendo magari colonnello generale, all'inaugurazione di questa caserma verremo sicuramente. Quello sarà un piacere, veramente io ci tengo a chiudere
volendo sottolineare la storica di questo passaggio, che detta così riassunto su due piedi non rende. Diciamo che le nottate, le pomeriggi, le giornate, ragionando sulle carte, sulle planimetrie, su come dovevamo far veicolare questo messaggio di questa esigenza che c'era per la penisola sorrentina a Roma, insomma, ci ha impegnato tantissimo, per cui riassumerlo così sembra quasi banale, però vi posso garantire che questo passaggio, sperando ecco, che vada tutto per il meglio, segnerà veramente una cosa importante per tutta la penisola, per tutti i carabinieri della penisola, perché altre soluzioni, tra l'altro, difficilmente individuabili, almeno per il termine mobili in penisola, complicatissime da liberare. Per cui questo garantirà un presidio importante sul territorio per tutta la cittadinanza. Quindi questo veramente ci tengo a sottolineare, di come speriamo, ecco, domani, quando sarà la posta della prima pietra. No, ma io devo dire, ho trovato anche una disponibilità, lo ricordavo anche dal sindaco di Sorrento, che nonostante non Sorrento si viveva, cioè che si è trovato lui certamente nel passato, non è responsabile di quello che non si è fatto in passato, però ci ha dato subito la disponibilità, perché anche per Sorrento, lo sa, la compagnia San Agnello è un po' particolare, però si è capito che avere che c'è il rischio di andare a Castellammare. Questo movimento è a beneficio di tutti, di tutta la cittadinanza, di tutta la penisola sorrentina e di Capri, per tutto il territorio che abbraccia il comando compagnia di Sorrento. Il posizionamento su Sant'Agnello è una posizione più baricentrica, più funzionale, con una viabilità che consente alle vetture di servizio di raggiungere tutte le parti del territorio, da quelle più verso la costa a quelle montuose, chiaramente significa più funzionalità di fatto sul territorio, ne beneficerà anche Sorrento, anche i comuni di Massa Lubrense, significa avere probabilmente più personale, potremmo richiedere più personale perché gli spazi sono maggiori, per cui al di là del singolo comune, di chi ospiterà il comando, poi il beneficio sarà di tutti quanti. Quindi questo ci tengo poi giusto sempre il comune. Grazie. Una foto non video, una foto. Buon Natale. Come la mani? Se ti sposti poi dopo. Sì, ieri tu quando voglio vi stringere. Grazie. Guardate a noi. Dopo tutti in pizza. Aspetta. Sorridete.